spariamoci un'altra partitozza Modern Combat 5 e questa volta andiamo a provare un'arma nuova del cacciatore di taglie. Allora, l'arma si tratta, ragazzi, della ERG-10. Praticamente sono andato a vedere quest'arma, sono andato a fare una partita di prova, a dir la verità. L'ho presa con la polvere di diamante, non è ancora mia, purtroppo. Allora, la possibilità che abbiamo è di mettere i mirini da cecchino. Quindi è un'arma che sembra proprio un'arma da cecchino, questa qui. Però è della classe cacciatore di taglie. Allora, come caricatore abbiamo già quello esteso, perché abbiamo la possibilità di caricarla al massimo. Allora, vediamo qui cosa dice. È potenziata al massimo per la durata del periodo di prova. Ok, va bene. È potenziata al massimo, cioè MK7. A me mancano parecchi progetti, ragazzi, per poterla sbloccare totalmente quest'arma. Poi, come mirino ho utilizzato quello che utilizzo di solito nel cecchino, cioè col 4x. Come decorazione sono andato a mettere questa colorata, così tanto per cambiare ogni tanto. Mentre come altra decorazione gli ho messo il mio solito spadino. E ok, bando alle ciance, ragazzi, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Subito andiamo direttamente in battaglia per vedere cosa riesco a combinare. Ah, tra l'altro, ragazzi, siamo arrivati a 1207 gettoni. Quindi a breve, ragazzi, probabilmente forse anche già al prossimo video, andremo a fare lo spacchettamento di 10 pacchetti tutti quanti insieme. Ci ho messo un po' tanto questa volta ad riuscire ad accumularli, eh. Però comunque adesso poi nel prossimo video andremo a fare lo spacchettamento tutti insieme. Ok, bando alle ciance. Ecco, vedete, nel caso che io non sia in video, se non ero in video, in questo caso avrei cliccato guarda un video per accuccarmi altri 5 gettoni. Comunque, bando alle ciance, andiamo a farci una partita multigiocatore, selezioniamo chiaramente gettoni e andiamo a farci una partita a squadre e vediamo in che mappa capitiamo. Non è facile da usare quest'arma, ho visto che è letale. La cosa bella è che se teniamo premuto il grilletto di continuo, lui, l'arma, continuerà a sparare di seguito, e già qui è una cosa buona, quindi si avvicina moltissimo al modo di giocare che ho col fucile da cecchino mio preferito, cioè l'E24 SARS. Comunque, andiamo a vedere quanto letale è quest'arma. Ecco, vedete, abbiamo il mirino proprio da cecchino, abbiamo quest'altro mirino cursore davanti che ci permette di sparare anche senza dover per forza mirare. E adesso andiamo a vedere cosa riesco a combinare in battaglia. Andiamo a vedere se c'è qualcuno da lontano, perché io vorrei provare a fare qualche uccisione da lontano per vedere l'efficacia di quest'arma. Allora, siamo abbastanza, mettiamo l'elicottero di ricognizione, visto che ne abbiamo, perché siamo col cacciatore di taglie, quindi... Anche il ricognitore nemico è stato attivato, porca miseria. E quindi vediamo subito dove si trovano i primi nemici. Uno è qui sotto, anzi no, non è un nemico, ma è l'elicottero che era un pallino al momento. C'è qualcuno qui, ragazzi, ecco, proviamolo, ragazzi. Lo stanno già ammazzando, porca miseria, lo stanno già ammazzando. Allora, vediamo il caricamento, quanto veloce è. Attenzione, sta salendo qualcuno. Proviamolo, di fronte, ragazzi, di fronte. Oh, dai, vieni, porca miseria, con la Bosch, ragazzi, la mia preferita. La mia preferita del cacciatore d'Italia è riuscita a fregarmi con la Bosch. Ok, va bene, nessun problema. Vieni qua tu, anche tu, con la Kog. Ecco, cominciamo proprio benissimo, ragazzi, la partita. Proprio la cominciamo bene, bene, bene. Ok, va bene, ci riproviamo. Io ho un po' un rapporto pessimo con le armi nuove, nel senso che appena le provo faccio veramente cacare. Comunque, ce le proviamo lo stesso. Attenzione. Vorrei provare a ammazzare il primo nemico. Oh, ce l'abbiamo fatta. Un colpo è andato a segno. Gli è bastato uno comunque. Ehi, dove vai, dove vai? Coltello, ti zaccagno. Ti stacco le tonsille, non hai capito? Cioè, te le tolgo le tonsille. Ti faccio un favore, te lo dico. Ok, elicottero di ricognizione. Andiamo. Utilizziamolo subito. Dove sono gli avversari? Sono tutti qua sopra, Mi piace molto questo balconcino, Cioè, sempre qui sopra tutti quanti sono. Chi è che spara? Lanciamo una granata, attenzione! Attenzione, beccatela sotto i piedi! E uccisione esplosiva! Ce la facciamo! Comunque abbiamo fatto 3 uccisioni e 4 morti al momento. Non è che stiamo giocando tanto bene. Andremo ad abbassare il nostro punteggio dietro di noi. Eccolo, ragazzi, eccolo dietro. Porca miseria, mi sono anche inceppato con la lingua. Ok, va bene, 46-42, 2 minuti al termine della partita. Vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Ehi, vieni qua. A Romano, ando vai. Mortacci.
Ok, andiamo di qua. Elicottero di ricognizione a manetta ne mettiamo, visto che abbiamo la possibilità di utilizzarli, perché stiamo usando una sorta di fucile da cecchino praticamente, con il cacciatore di taglie, che quindi è una cosa ottima, che abbiamo la possibilità chiaramente di utilizzare tantissimi elicotteri di ricognizione. Meno 15 punti, benissimo, ci voleva proprio. Bene, avviamo la prossima partita e vediamo cosa capita. Siamo nuovamente su vantaggio a squadre, stessa mappa ragazzi, vediamo cosa riusciamo a combinare questa volta. Sono contento alla fine che ci è ricapitata di nuovo questa mappa, perché essendo una mappa o questa o Venezia, perché capitando questi tipi di mappe qua con quest'arma le preferisco, che abbiamo delle grandi distanze, lunghe distanze, dove magari posso sbizzarrirmi un po' meglio con questa arma, che assomiglia, come abbiamo detto prima, a un'arma tipo da cecchino. Comunque, ok, bando alle ciance, andiamo a vedere cosa riusciamo a combinare questa volta. Vorrei riuscire a fare qualche uccisione in più di prima, sinceramente proprio. Allora, cerchiamo una posizione. Attenzione che c'è già il nemico in agguato, ce ne sono già abbastanza da già dentro. Ecco, questo è un compagno di squadra, fortunatamente. Controlliamo dall'altro lato. Aereo ricognizione attivato. Attiviamo subito l'elicottero di ricognizione. Vediamo perché non me lo attivi. E già c'è già un supporto militare, perfetto. Ok, dove siete? Intanto sono tutti là in fondo. È così. Ho le spalle coperte per quanto riguarda questa zona. Ecco, guardiamo la distanza, ragazzi. Vediamo se riusciamo a seccarlo quello. Uccisione da lontano, bellissima. Cazzo, ma cosa lancia? Degli spaghettini laser? Attenzione che ci stanno sparando da qua in fondo. Ecco che il nostro compagno di squadra ha avuto subito l'ingegno di girarsi da quella parte. Elicottero di connessione, questa volta lo lanciamo noi. Vediamo se c'è qualcuno da quest'altra parte. Eccoli là in fondo, ragazzi. Vorrei provare a distanza, con questa grandissima distanza, chissà. Oh 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 oh, ci stanno sparando. Da dove non lo so, perché non riesco a vederlo. Vediamo se riusciamo a vederlo, a lontano. Non c'è nessuno. Sono già andati tutti quanti via. Ok, va bene. Intanto raccogliamo quest'arma, eccola, non ce n'è più. Perfetto. Che era l'ideale per attivare un altro elicottero di ricognizione. Mi servivano proprio quei punti, eccoti qua. Eccoti qua, uccisione. E beh, cominciamo a prenderci un pochettino la mano, dai. Non è poi così drammatica la questione. Oh oh, ci abbiamo qualcuno qua, eccoli qua ragazzi. No, ecco, è nato di qua. Ragazzi, no, bastardo. Da destra mi hanno sparato. Cacchio, stavo per prenderlo dentro il tunnel. Ho detto vado nei corridoi, sparo subito un bel colpettino. Ok, elicottero di connessione. Non me lo dà ancora, chiaramente, perché al momento c'è già un supporto militare. Vieni qua, uccisione. Assistenza poi è stata, eh? Attenzione, attenzione. E da chi è che mi sta sparando? Non lo so. Ce l'ho dappertutto con la Bramson. Ah, tra l'altro ragazzi, la Bramson è un'arma che voglio andare a riprovare, perché da tantissimo che non la uso. Tra l'altro non l'ho mai avuta di mio, eh? Quelle poche volte che l'ho provata, o l'ho fregata per in battaglia fregandola al nemico, o è capitato, oppala, oppala, la granata, porca miseria, non mi sto impegnando tanto, 3-3, 27 a 26, 4 minuti e 20 al termine della partita. Ok, attiviamo l'elicottero di ricognizione immediatamente, che comunque, anche se non riesco a sfruttarlo bene io, almeno servirà per i nostri compagni di squadra per andare a vedere subito il nemico dove si trova. Comunque sembra un po' pesante quest'arma, ragazzi, perché faccio un po' fatica a correre, cioè corre molto meno. Abituato con la Vosk, porca miseria, PR39, MK7, mi ha fregato nuovamente, 30 a 34, 3, 5, no, dobbiamo aumentare questa cosa, non mi sta bene. Attenzione, buonanotte. Ok, sono proprio agguerriti questi ragazzi. Ok, vediamo di beccarli da qua. Ecco, cioè ragazzi, non riesco a giocare, porca miseria. Comunque sembra che ho una palla al piede, va molto lento il personaggio, il nostro soldato va veramente molto lento. Sembra che veramente ho una palla al piede, perché sta facendo una grandissima fatica a muoversi. I nemici sono ovunque ragazzi, attenzione. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. E che cacchio, uno lo riesco a ammazzare? C'è qualcun altro che si unisce alla festa? C'è qualcuno qua in fondo, ragazzi, da dietro, da destra, dappertutto. Lanciamo una granata, non facciamo in tempo. 37-43, 3 minuti al termine, 3-8 morti, ragazzi. Sto facendo veramente schifo, sto abbassando il mio punteggio. Questa è un'altra di quelle armi che bisogna fare un pochettino di pratica.
anche perché il nostro personaggio, il mio soldato, cioè io sono abituato con la Vosca a utilizzare con il cacciatore di taglie, e il nostro personaggio con quest'arma diventa veramente molto pesante, veramente molto appesantito. Comunque, vediamo se ci siamo. Allora, abbiamo preso un pacchetto battaglia, che ormai i pacchetti battaglia abbiamo già visto che nel mio caso non servono più a una ceppa, nel senso che ormai è solo polvere e diamante quella che riesco a vincere, purtroppo, perché ormai c'ho già tutto praticamente. Vediamo, andiamo a spacchettarci, vediamo così per curiosità, per vedere se troviamo qualcosa. Spacchettiamo tutto al volo. Ok, ecco, questo potrebbe essere utile per qualche arma che è ancora in costruzione, per potenziare al massimo. Qui c'è una gran polvere di diamante. Ok, ragazzi, siamo a 1207 punti al momento. E farò altre partite sicuramente con quest'arma prima di andare allo scadere del tempo, anche se a primo impatto sinceramente non è che mi piaccia tantissimo. Sì, una bella figata avere una sorta di fucile da cecchino col cacciatore di taglie, che nelle partite a squadre, VIP e quant'altro riusciamo a utilizzare i supporti militari a manetta, come in questo caso elicotteri di ricognizione a manetta o bombardieri, insomma. E però sicuramente è uno molto bravo a usare il cecchino, piacerà sicuramente come arma e la troverà sicuramente molto letale, perché abbiamo visto che è potente e potente. Il problema è che io sono un po' arrugginito da tanto che non uso il cecchino e quindi non ho potuto affrontare la questione al meglio. E niente ragazzi, grazie a tutti per il vostro ascolto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!